si ottiene potere anche facendosi nominare governatori delle province. E ciò che accade a Cesare, che ottiene il governatorato delle Gallie per 5 anni e poi diventerà il conquistatore delle Gallie. Cesare è un personaggio nuovo sulla scena romana. È veloce, autorevole, è un precursore, velocizza tutto. Nei suoi celebri commentari, capolavori della letteratura latina, De Bello Gallico e De Bello Civili, quando parla di se stesso usa la terza persona. Cesare arriva, Cesare vede, Cesare vince. È un modo per stabilire una forte obiettività, una forma di comunicazione molto potente e autorevole. È la strada che si apre davanti a lui per ottenere un immenso potere personale. Cesare viene eletto console, mentre gli altri due guadagnano un potere immenso grazie a sgravi fiscali e concessioni terriere. Cesare, che ha architettato il piano, ottiene un magnifico incarico. Un mandato di 5 anni come governatore non di una, ma di entrambe le province in Gallia. Ora la conquista della Gallia continentale è a portata di mano. Cesare parte per il nord in cerca di oro e di gloria. Cesare descrive così la battaglia. I soldati, scagliando dall'alto i loro giavellotti, spezzarono facilmente la falange nemica. Parecchi scudi dei Galli erano stati forati e inchiodati insieme da una sola salva di giavellotti. Molti preferirono lasciare lo scudo e combattere scoperti. Allora i romani caricarono il nemico. Cesare considerava strategico l'accampamento. I suoi legionari erano in grado di costruire i castra, l'accampamento, in poche ore. Ogni singola tenda era costruita in pelle di capra o di vitello, ingrassata per renderla impermeabile. La pianta della tenda era quadrata, di circa 3 metri di lato. Poteva ospitare fino ad 8 uomini. Il dato interessante è che spesso erano di grado diverso, perché secondo Cesare l'amicizia e la lealtà tra i reparti erano il valore fondante dell'armata. Outsiders. Nei 3 anni seguenti, Cesare smette i panni del difensore di tribù minacciate. Conquista i territori gallici settentrionali e occidentali. Attraversa il Reno e la Manica per farsi conoscere in Germania e Britannia. È il primo romano a farlo. Cesare invia a Roma il resoconto delle sue imprese. Malgrado fossero accerchiati da migliaia di nativi, i soldati di Cesare si difesero con il massimo coraggio per oltre 4 ore. Uccisero molti britanni, avendo tra le proprie fila solo pochi feriti. Appena la nostra cavalleria apparve all'orizzonte, il nemico gettò le armi e fuggì, lasciando sul campo numerose vittime.